un insegnante di recitazione, nonché attore e regista, a un certo punto fa: lo sai che mi piace stare con te, non mi piace, ma mi dai un bacio? Io cosa? Quest'estate sono riandata a fare la volontaria nel Foggiano, dove c'erano i braccianti, quelli dei pomodori. Anche lì mi ha scambiato per prostituta. Una sera eravamo lì nella baraccopoli, mi arriva questo Foggiano, mi fa: bella, stai lavorando? Dico: no, guarda, per tua sfortuna no. È una cosa a volte un po' silenziosa, che la vedi e non la vedi, la senti e non la senti, e a volte tendi anche a colpevolizzare te stessa. Collaboravo con un'equipe di geometri, di architetti. Io andavo jeans, maglione perché era inverno, cappotto, sciarpa, per non dire che ero io che provocavo l'altro. E il geometra in questione, tutti i giorni ci provava. Era, diciamo, il capo dello studio, che stavamo vedendo un atto insieme, un atto giudiziario insieme, lo dovevamo controllare, e mentre parlava al telefono a un certo punto si è allungato e mi ha toccato il sedere. Sono ritornata da lui e ho detto: io comunque vado via. L'ho fatto in maniera molto tranquilla, invece lui mi ha risposto con grande aggressività, ha detto: sì, vattene via prima che ti do un calcio in culo.